Ciao bambini! Benvenuti in una serie di 4 video chiamata Mamma, ho 30 anni e ho i soldi miei personali, non uso i tuoi, vado nei negozi a comprarmi i giochi, va bene? Non mi puoi fermare! Appunto, i miei genitori, quando ero piccolo, hanno sempre cercato di non farmi mai mancare nulla, ma le finanze erano quello che erano. Ed io, essendo un bimbo scemo, l'unica cosa che volevo erano sempre i giocattoli degli altri, mai quelli che avevo io. E guarda caso, erano sempre quelli più interessanti. Ed è questo quello che ho deciso di fare, prendere parte dei miei soldi e comprare, usati perché non esistono più, alcuni dei giochi che ho sempre voluto, ormai diventati rarissimi. Oh bambini, la fabbrica dei mostri, che cosa non era? Questo incredibile giocattolo, questo forno che serviva a creare mostri dal nulla, doveva essere mio, ma non lo era. Dovevo sempre andare a casa di qualcun altro a vederli giocare con quel gioco, perché guai a toccarlo con mano mia, ci mancherebbe. E non me la sono legata al dito io questa cosa qua. No! Non sbatto tutto quello che voglio io qua. È mio, lo ricompro. Guarda un po', guarda come lo ribalto. Tamponatemi. La droga fa male, bimbi. La droga fa male. Io non mi drogo, pensa. E tutto partiva sempre dalle pubblicità, dagli spot pubblicitari in mezzo ai cartoni animati. La fabbrica dei mostri ha aperto giù in città. Temibili creature, il forno sfonderà. Infila la piastra, sfila il tuo mostro. Ancora a memoria me la ricordo sta cazzo di pubblicità, guarda. Ha aperto giù in città. Hanno stirato un gatto in strada, senti che roba! La fabbrica dei mostri! Mannaggia la giga, che 100-100 ha rovinato un sacco di famiglie monetariamente e secondo me anche psicologicamente. Io mi ricordo altri tipi di pubblicità comunque, ce n'è un'altra con una scena che non mi dimenticherò mai. Infila la piastra, sfila il tuo mostro! Tu pensa essere il bambino a cui hanno fatto uscire gli occhi fuori dalle orbite per vedere quello che poi non è un mostro della fabbrica dei mostri, non è, è tutto è un'altra cosa. La vera fabbrica dei mostri. La fabbrica dei mostri. E questo bimbo che doveva dire con la vera fabbrica dei mostri e no, l'hanno ridoppiato. La vera fabbrica dei mostri. Farfuglia qualcosa che non è propriamente quello. E c'è anche una terza pubblicità che è fatta con la sigla del cartone animato. Perché sì, c'era il cartone animato della fabbrica dei mostri. Che è ovvio, un prodotto come un dolce forno demoniaco non può che avere un'ottima trama per una serie animata per bambini. E io la vedevo, però rosicavo come una bestia, perché stavo guardando una serie animata di un giocattolo che non avevo. Perché il mio cervello funziona così, io non riesco a utilizzare manco le GIF di serie TV che non ho visto, perché mi sento in colpa ad utilizzarle perché non le ho viste. Figurati guardare un'intera serie animata, ho dei problemi. Bambini che mi ascoltate da casa, provate ad andare a cercare nell'ufficio di vostro padre, dietro i mobili di vostra madre, in camera dei vostri genitori, se c'è qualche necrologio degli anni 90 per vedere quanti vostri compari sono morti ingerendo un mostro gelatinoso della fabbrica dei mostri. Così, per curiosità. Nel 1964 la Mattel si chiese: come possiamo uccidere il maggior numero di bambini creando uno dei giocattoli più pericolosi della storia? La prima fabbrica dei mostri, chiamata in originale Creepy Crawlers, era una piccola trappola mortale. A partire dall'inquietantissima ma estremamente affascinante scatola, che aveva un'illustrazione spaventosamente lovecraftiana, ma bella, ma proprio bella, bella, da quasi io me la farei stampare e appendere da qualche parte, seriamente. E la fabbrica in sé era un piccolo incubo, era questo fornelletto quasi da campeggio, sembrerebbe a gas, dove tu mettevi sopra una piastra di ferro con dentro il liquido per fare i mostri, tutto all'aperto, non c'era la copertura di plastica, non c'era nessuna protezione, si scaldava lì sul momento e tu poi con le pinze, con la presina di tua mamma, con le mani a mani nude, prendevi questo ferro rovente e lo dovevi lasciare da qualche parte a raffreddare, ad asciugare. E non solo si è scoperto che in questa versione del 64 i fumi che tu inalavi erano altamente tossici, ma rischiavi anche di avere delle ustioni di terzo grado e quarto grado sulle mani per poter prendere queste cose qui, anche perché la fabbrica di mostri era mirata ad un pubblico molto piccolo. E non vuoi che una decina di centinaia di migliaia di bambini, vedendo la gelatinosità del prodotto e i suoi colori, non se ne siano
pappati alcuni finendo al pronto soccorso o addirittura peggio, ed infatti nel 78 stopparono la produzione, per poi riprenderla grazie a Toymax nel 92, mettendo in sicurezza il prodotto, mettendogli la plastica intorno ed evitando che fosse riscaldata elettronicamente, ma semplicemente con una lampadina. E per ovviare a voi bambini disgraziati, di quelli che si mangiano qualsiasi cosa gli metti in mano, fecero anche una linea di creepy crawlers mangiabili, gli Incredible Edibles, che erano un po' un sogno per i genitori con i bambini che si mangiavano qualsiasi cosa da terra. Ma chi se ne frega di tutte queste informazioni? Apriamo finalmente la fabbrica di mostri originale. Voi non avete la minima idea di quanto io stia impazzendo in questo momento. Ho la fabbrica dei mostri finalmente tra le mie mani. Tra l'altro il logo è veramente strano perché è palesemente un forno per pizze a legna di pietra e non il forno colorato che c'è per fare i mostri. Oh madonna mia. Allora, apriamola. Funziona solo con una lampadina da 24 watt, dice. Speriamo sia dentro. Questo è il manuale, ma più che un manuale di istruzione, esattamente, è una nota per i genitori, perché giustamente è un forno che stai dando a un tuo bambino di 4 anni. Controllo da effettuarsi prima di giocare. Il giocattolo è fornito da una lampadina da montare. Il montaggio dovrà essere effettuato. Mettere l'interruttore sulla posizione generale. Sollevare lo sportello. Lasciare che azzerro. E che madonna! Ma scusa, un bambino a Natale apre la scatola della fabbrica dei mostri perché vorrebbe subito giocare. E invece no, 4 ore e mezza i genitori si fanno due coglioni così. La notte di Natale finiscono alle 3 del mattino per fare poi un mostro così. Come si chiama? La paletta per le pizze. Che schifo. In che condizioni pietose sono. Mettiamo la spina. Chissà se riusciamo a morire fulminati in uno di questi episodi. Ho comprato le piastrine dei Power Ranger. Ovviamente dei Power Ranger. Certo che fai conto, sono due stampi, la spatola e due colori, e la scatola è più grande della fabbrica. Cioè, mi sembra un po' esagerato. E di Jason non me ne ero accorto! E la scatola solo di Jason, il Power Ranger rosso, tra l'altro della serie originale Mighty Morphin Power Ranger. I colori sono pieni. Non riesco ad accenderla. Ti prego, è bellissima, si illumina tutta. Che se non scaldasse così tanto sarebbe un'ottima lampada notturna per bambini. Alla peggio si brucia tutta la casa, vabbè. Poi sono cazzi tuoi lì. Non so cosa fare, se fare il pezzo di Megazord o una posizione a caso di Jason. Oh, ne ho messo un po' troppo. No, ho sbagliato. Prima quello bianco. Mi sembra molto liquido. Ok. Ora, la parte difficile è metterli dentro. Ce l'ho fatta! Alla prima botta, campionissimo! Chiudo e accendo. Ci vuole una ventina di minuti, quindi pausina caffè, pausina e si torna fra 20 minuti. Ma tu pensa alla rottura di cazzo di fare sta roba la notte di Natale? La fabbrica si è spenta, quindi in teoria ha finito di cuocere con la lampadina, però l'ho lasciata 10 minuti perché si deve raffreddare. Ora, la parte più difficile probabilmente, che è quella di prendere il piattino con... E lo sapevo! Aspetta! Lo vedi? È lì! Aspetta! Mamma Saura! Aspetta! Memmina! A posto. Strano che non l'abbiano mai più fatto questo gioco nei negozi. Strano. Sembra tutto abbastanza uniforme. La gamba sembra un po' spappolata, però è da raffreddare. È da raffreddare perché l'ho toccato con la spatolina ed era uno yogurt. Quindi aspettiamo un attimo. Altra borsa caffè? No. Si registra tutto! Non è un giocattolo per giocare, ma è un giocattolo per vantarti con gli amici la mattina dopo che vai a scuola. Serve soltanto per insultare i tuoi amici piccoli disgraziati poveri. Vedi? Sai che non so se è pronto? Provo a togliere il calcio veramente con tanta... Oh mamma mia.
Che schifo. Eccolo qui. Questo è Jason che tira un cazzo. Questo è l'altro. Questo qui è l'altro. Però si li vedi i dettagli dell'elmo? Questo sono i due Jason. Dunque, abbiamo lasciato passare un po' di tempo e abbiamo provato a fare un'altra formina, quella di un ragno. L'abbiamo fatto verde e marrone perché quelli sono i colori. Pensavo fosse rosso, invece era marrone. Ed è venuto perfetto. Sembra la sua cena, capito? Sembra pezzi di carne che dai. Ti prego! Bellissimo! Che tragedia! Ammazza che inutile che è! Forse è un bene che i miei genitori non abbiano speso tutti sti soldi per fare piccolissimi giocattoli di gomma che non userò mai. Però per il video ne è valsa la pena, mi sono divertito molto, è stato bello. Bimbi, mi sono girato una marea di Toy Center per questa serie. Entro e trovo questa colonna alta fino al cielo di giocattoli di Topo Gigio. Nel 2022 di Topo Gigio! Io ero convinto che la fabbrica dei mostri fosse sparita negli anni 90. E mentre stavo spulciando giocattoli a caso, alzo lo sguardo e mi trovo Creepy Crawlers. E che fai? Non te ne compri una scatola? Mi raccomando, bambini, quando volete aprire delle scatole, ma avete soltanto delle forbici terribilmente a punta, fatevi aiutare dai vostri genitori. Oppure, se volete ferire dei vostri amici, queste sono perfette. Oh, madonna. Non c'è un manuale? Abbiamo finito di montarla ed è un pezzo di plastica. Non è elettrica. Ecco qui, c'è il blisterino di mostri già perfettamente fatti e quindi non serve a niente, grazie mille per essere passati. Cioè tu prendi dei mostri già fatti, li spremi per creare la creatura perfetta praticamente. Va messo in microonde. Bambini, se volete affumicare tutta la vostra famiglia e avvelenarvi, secondo me si può fare. Due verdi e uno arancione. Prego, su c'è il microonde. Mi raccomando, non facciamo esplodere tutta la casa qui. Mi è rimasto un pezzo staccato, non so dove usarlo questo qui. Che è successo? C'era un tappo da mettere? Ah, forse sì, ecco cos'era, era un tappo questo. È salvabile? Ma ti prego, cari Musa, ma perché? A quanto pare no. Tu sei un cretino. Scusami. Ma come si fa a lavorare così? Dobbiamo fare un programma per bambini e non sappiamo noi usare i giochi. Ora, bisogna metterlo tutto girato verso le frecce. Io ora proverò a schiacciarlo, sperando che il liquido poi riempia. Io ne dubito altamente, però proviamo. Oh, mamma mia, che schifo! Va messo in frigo. Quindi, oltre al microonde, serve un frigorifero, mi raccomando, eh? Chiedete ai vostri genitori. Eccoci qui, dopo un paio di minuti in frigorifero, il nostro sgorbio è pronto. Non è venuto un cazzo. Non è venuto un cazzo! Grazie mille per aver visto questo episodio! Noi ci vediamo al prossimo! Ciao, bambini! Mortacci sua! Oggi vi proponiamo NordVPN. Come già sapete, con NordVPN potete proteggere i vostri dati quando vi connettete alle reti pubbliche e cambiare IP scegliendo quello di un paese diverso dal vostro. Ma fa molto più di quello. State navigando online e non riuscite a capire dove cazzo comprare una fabbrica dei mostri usata? NordVPN vi protegge anche dai siti web dannosi e dai file infetti da malware. Vi può far navigare su internet senza lasciare alcuna traccia e vi blocca i pop-up. Se manco quello riuscite a fare con il mouse, NordVPN è lì che vi aiuta. E per i primi 30 abbonamenti regalano anche un set di pentole in acciaio. No. Una bicicletta con cambio Shimano. Non neanche quella. Vabbè, ma almeno il codice sconto. Sì, dai, quello sì. Vabbè, il codice sconto Yotobi è in descrizione. Alle prime 30 telefonate. No, non abbiamo neanche il telefono.